E dopo il concerto, insomma, io ci sono stato una decina di volte in tutto in questo museo, ma è stato un momento molto particolare perché di fronte si vede Genova, il porto con questo sole morente e questa luce che è molto particolare. Mi piace lasciarvi su questa immagine proprio perché fa pensare a quella concezione che c'era all'inizio per le statue, no? Di religiosità, non tanto di religione, di religiosità, di spiritualità. E in particolare c'era un monaco, molto famoso, quello lì che ha dato, diciamo, origine al monastero del Monte Koya, che sicuramente qualcuno che è stato in Giappone è andato a vedere, che si chiamava Kukai o Kobodaishi, e lui che era appunto iniziatore di un tipo particolare di buddismo, buddismo esoterico si chiama, ha lasciato questa frase molto particolare. Lui diceva che la spiritualità, ma soprattutto il mistero della religione, in questo caso buddista, era difficile renderlo con pennello e carta, che erano ovviamente la, diciamo, carta e penna dell'epoca. Ma più di, cioè appunto di pennello e carta, doveva essere utilizzata la plastica proprio scultorea. Proprio perché le statue, diceva appunto Kukai, avevano questa caratteristica di immediatezza, no? Le persone si trovavano di fronte alle statue e c'era questa comunicazione, che ovviamente era assolutamente non scritta, non verbale. Io vi saluto, ma prima vi faccio notare una variazione. Per rientrare nel compleanno del Mabic, quest'anno si è deciso, in particolare l'ultima conferenza con evento doveva essere il 30 di novembre, abbiamo anticipato al 23. E il 23 novembre, che non sarà alle ore 17, sarà alle ore 16, perché ci sarà la mia conferenza sull'arte della calligrafia giapponese e dalle 17 ci sarà il laboratorio per bambini e non, massimo di 25 bambini, poi insomma, ci sono delle, se avete figli oppure nipoti potete rivolgervi su appunto lì al desk per chiedere informazioni, eccetera. Ci sarà questo laboratorio Kami, Divinità Carta, che diciamo, va bene chiaramente per bambini, ma sarà anche carino per gli adulti, perché nel corso delle varie, non sarà solo di origami, ma ci saranno anche degli altri, diciamo, lavoretti per bambini che sono molto esemplificativi della cultura giapponese, ci saranno delle brevi spiegazioni su cosa vogliono dire, come sono nati, come è nata la tradizione. E dopo, quindi 16 conferenza, 17 laboratorio. Dopo il laboratorio, 18, 18 e 30, ci sarà anche un rinfresco di assaggi giapponesi e di appunto sake e vario materiale alcolico giapponese per adulti e per bambini ovviamente analcolico. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie mille. Avevano questo
questa caratteristica, cioè le statue erano comunicative, cioè comunicavano già con sostanzialmente la posa delle mani, ma non è solo delle mani, la posa degli occhi, eccetera, già un qualcosa di significativo, no? E la posa che dice lei, credo una mano su, una mano giù a toccare la terra, sì, così con il, normalmente c'è un gioiello o una specie di pesca, che poi in verità sarebbe il gioiello, si chiama il gioiello del buddismo, è proprio una, adesso vi faccio vedere un'immagine così magari Prima, se non si sbaglio mai. esemplifica. Ah, ma si può vedere, guarda, anche guardi in questa qui, no? Allora, questo simbolo, che forse per chi diciamo, ha vissuto in un ambito cristiano, si ritrova in molte icone, per esempio, bizantine, no? Il Cristo è rappresentato molto così, è il simbolo dell'insegnamento. L'insegnamento, in questo caso l'insegnamento buddista, ossia vuol dire proprio dell'insegnamento buddista. Quest'altra, per esempio, statua, vediamo dietro, come ad esempio, faccio vedere un'altra molto famosa, questa qui regge, è un altro tipo perché regge proprio delle cose, questa è come quella lì che abbiamo visto prima, con sostanzialmente questo qui è il simbolo dell'insegnamento. Insegnamento della dottrina, ovviamente, ad esempio questo qui è il simbolo, questo che vediamo qui, vedi, questo qui, è il simbolo del non avere paura. La divinità, in questo caso, è un Buddha, perché ci sono Buddha, ci sono Bodhisattva, che si chiamano Bosatsu in giapponese, tutta una serie di diversità. Noi diciamo Buddha, ma in verità sono una serie di divinità diverse, proprio spirituali, ma senza entrare nel particolare, questo per esempio è il mudra, il gesto della rassicurazione per non avere paura. Quindi ogni, come giustamente lei diceva, ogni statua ha una sua gestualità, che è una gestualità che le persone assolutamente conoscevano. Questo per esempio si vede male, ma sta portando il gioiello. Ce n'è addirittura un altro tipo che si può vedere in quel museo che ho fatto vedere a Genova. Questo è il Buddha, posizione del loto e i pollici uniti e il gesto della meditazione. Il gesto della meditazione, ovviamente gli occhi sembrano chiusi, ma sono socchiusi in verità. E poi degli Abe, questo non è un Buddha, quindi se noi vediamo per esempio ecco questo qui, per esempio, è un altro mudra che si vede molto male, ma c'è la mano, no, la mano destra con l'indice che è sostanzialmente così, no? Cioè l'indice che penetra all'interno dell'altra mano. È una tipologia propria del buddismo, si chiama buddismo Shingon, che è un buddismo esoterico, quindi molto misterico, no? Vi ho fatto vedere prima la differenza tra il Buddha con gli occhi aperti e questo invece, e rappresenta letteralmente la dottrina del buddismo che penetra all'interno della conoscenza del genere umano, perché la mano a pugno rappresenta i cinque elementi della terra, quindi acqua, aria, eccetera. E invece questo dito indice non è altro che il buddismo, la dottrina buddismo che penetra all'interno del. E ogni statua ovviamente ha la sua, diciamo, gestualità. Gli occhi aperti, abbiamo visto gli occhi chiusi, questo è un altro Buddha in meditazione, questo è addirittura un Buddha molto particolare perché è un Buddha che si trova nel Byodo-in, che è un tempio, che una volta era un tempio privato di un principe, che è un tempio che dovrebbe rappresentare si chiama terra del buddismo
puro, ossia il paradiso buddista. No? L'altra volta, non so se c'eravate, ma io dicevo delle sei vie degli ultramondi, no? Beh, ecco, questo qui per esempio è un'altra immagine, ancora si vede molto male, ma l'altra mano è posata per terra, no? E richiama un episodio particolarissimo in cui il principe, appunto Sakyamuni, che era il nome vero del Buddha, Buddha significa illuminato, quindi lo prende dopo, prima di avere l'illuminazione, è lo stesso momento in cui a Bodh Gaya, era il punto dell'India dove lui ebbe l'illuminazione, e ebbe, diciamo, l'illuminazione del buddismo, quindi fu riconosciuto come illuminato toccando la terra. Quindi molto particolare, perché normalmente gli occidentali hanno questa visione del buddismo come tutta di meditazione, ma in verità poi il Buddha, nel momento in cui raggiunge l'illuminazione, non guarda in cielo ma tocca la terra, che insomma è tutto un altro ambito. E quindi c'è la mano, sempre a significare non avere paura, con l'altra mano, che purtroppo non si vede, che tocca la terra, proprio per è il momento preciso in cui lui ebbe l'illuminazione. C'è questa piccola carrellata perché è interessante, questo è un altro... è il monaco sempre in meditazione, vedete i pollici si toccano, questo non è un Buddha, però anche, vedete questi gesti, no? Questo è un altro mudra, sono gesti che non nascono in ambito né cinese né giapponese, nascono in ambito indiano, perché se voi li vedete, questi qui sono gesti uguali nelle statue induiste, no? Statue induiste come Shiva, no? E tutte le altre. E questa qui è un'altra statua che fa vedere l'illuminazione, no? Nel momento in cui raggiunge l'illuminazione. No? Mentre, vedete, gli altri hanno sempre, gli astanti si chiamano, hanno sempre questa certezza di, appunto, insegnamento. Guardate, però, c'è soltanto una cosa, vi faccio notare questa, l'aureola, no? E questi sono addirittura dei simbolismi che non vengono dall'arte indiana direttamente, ma addirittura vengono dall'arte greca, perché c'è stata, racconto in breve proprio questa cosa qui, cioè l'arte buddista fino al primo secolo dopo Cristo non aveva, almeno non si conoscono delle immagini. Nel primo secolo dopo Cristo, in particolare in una zona dell'India che si chiama Gandhara, che è la zona dell'India occidentale che è più vicina al Pakistan, nasce, fiorisce fino al III secolo d.C. questa grande vena artistica che è l'arte del Gandhara. Se voi vedete queste statue, sono statue indiane, ma in verità di concezioni diciamo, iconografiche indiane hanno ben poco. Sono sostanzialmente statue greche, ellenistiche, perché ovviamente l'impero di Alessandro Magno era arrivato fino all'Indo, fino alla foce dell'Indo, quindi era tutta, ed erano dei richiami all'arte greca, che l'aureola in effetti, l'arte è stata la prima arte che è stata l'arte greca. Ma una curiosità, e con questo finisco perché non voglio tediare, quelle immagini che vi ho fatto vedere prima dei Kongo Rikishi oppure Nyo, che sono i due, ecco, addirittura vengono dai vecchi canoni ellenistici della grecità dell'Ercole con la clava, non so se ce l'avete presente, Ercole con la clava, il riposo, che erano dei canoni, cioè, ellenistici, che sono arrivati poi nell'arte, prima del Gandhara, arte indiana, buddista, poi nell'arte cinese, poi nell'arte giapponese. A noi sembrano un po' cose molto strane, ma in verità, ripeto, c'era più scambio all'epoca quasi che adesso, no? Si pensi a Cina, Corea e Giappone, che adesso non si parlano più, ma all'epoca erano tutta una grande coinè culturale, con delle sfumature, ma tutta una grande coinè culturale. Per cui assolutamente le statue hanno questa caratteristica di dare subito l'immagine che vogliono avere. Per esempio il Buddha, c'è un altro Buddha della medicina che ha un'ampolla, che è l'ampolla della... tutta una serie di
Come del resto, con questo concludo, se voi vedete tutte le statue che abbiamo visto del Buddha hanno delle caratteristiche ben precise. No, per esempio, non so se ne vediamo alcune, no? Per esempio questa qui. Qui si vede poco, ma c'è una protuberanza, in tutte le statue c'è una protuberanza. Poi c'è questo qui che si chiama urna, letteralmente terzo occhio. Poi ci sono i baffi, poi ci sono questi lobi delle orecchie molto, molto, diciamo, lunghi. E poi ci sono, come potete vedere, questa che noi chiameremo pappagorgia, che sono queste righe al di sotto del collo. Ma questi sono tutti, sono tra i dai 32 simboli della divinità del Buddha. Per riconoscere un Buddha, bisogna vedere se ha questi 32 attributi fisici. Per esempio, alcuni sono sui piedi, ha questa ruota dell'insegnamento buddista sulla pianta del piede. Insomma, è molto interessante. Ci sono delle statue che danno tutta la caratteristica di insegnamento, perché erano degli strumenti assolutamente di insegnamento, di dottrina. Bene, se non ci sono altre domande, io allora vi saluto e ci vediamo, per chi ci sarà, il 16 di novembre. Grazie mille ancora.